Sensazioni belle, non so se ti ricordi all'inizio che dicevamo che la scadenza cadeva proprio nel mio conto, chissà cosa sarebbe successo. Al momento sembra che sia andato tutto bene, quindi la positività ha portato positività. Adesso continuiamo a cavalcare l'onda, ma come dicevo prima non abbassiamo la guardia perché siamo nel mezzo di una grande battaglia e considerato tutto quello che deve ancora venire, compreso gennaio, no? Un'altra penalizzazione. Noi, i 4 punti sono tanti, non è che possiamo pensare che i 4 punti si prendano dietro l'angolo con facilità, è sacrificio, è sudore, contro squadre forti e quindi noi dobbiamo cercare di fare sempre il massimo ogni partita, non, con grande umiltà però, non pensando di aver raggiunto qualcosa, di essere una squadra che può giocare con tranquillità. Tranquillità o in surplus, assolutamente non possiamo mai permettercelo noi questo. E te lo dico noi numeri, con grandissima attenzione dietro, quindi bisogna fare, anche se sei in casa, una partita di grande intelligenza, di grande attenzione, di grande rispetto, di una squadra che ha dei valori ed è allenata da un allenatore che stimo sinceramente da tanti anni, che ho seguito per tanto tempo. E quindi allo stesso tempo devi essere bravo, andare a toccare, a mettere il dito dove il dente duole, dove ci sono dei problemi, cercando di crearglieli. Però dobbiamo stare attenti anche molto alle palle native, sono organizzatissimi. E quindi è una gara che va interpretata con una grandissima umiltà. E diciamo che può essere molto simile a un paio di situazioni su un ruolo, perché può dare più o meno un taglio importante o diverso, diciamo, alla nostra formazione, però dobbiamo tener conto anche dei centimetri, che è una cosa importante quando incontri una squadra brava sulle palle native, e questo a volte fa la differenza al di là delle caratteristiche singole. Dobbiamo avere la possibilità di avere una buona manovra dal basso, ma dobbiamo stare attenti alle loro situazioni d'attacco e dobbiamo stare attenti alle palle native. Queste sono le discriminanti che determineranno la mia decisione poi sul ruolo, perché alla fine è su quello che mi balla l'idea, ma per 10 undicesimi l'ho già in testa. No, dal mercato gennaio farà la società, è chiaro che stiamo parlando, condividendo, però penso che siamo sulla stessa lunghezza d'onda del fatto che la squadra va puntellata e non ribaltata. E giustamente poi la società farà anche delle analisi per quello che riguarda poi i giovani e il discorso di proprietà, tutto questo discorso qui. La cosa importante sicuramente sono le caselle, perché è finalmente una casa, è un centro nostro dove tu chiudi il cancello e vedi il cavallino rampante, tu sei dentro lì con i ragazzi a 1 metro. Ieri ho visto tutti i ragazzi che potevano essere lì. Il mio pensiero è stato quello proprio di dire: beh, finalmente facciamo qualcosa di importante in cui la città si riconosca. Credo che sia una cosa stupenda per Arezzo, perché ha un grande senso di appartenenza Arezzo alla città, e questo è sicuramente è la ciliegina sulla torta.